anche dateci un informiamo le persone che per tranquillizzare una persona che veniva da Chiaromonte, questa sicuramente a piedi. Ehi, sicuro? Credo che sta ancora là, no? È vigile? No, vigile essa sta, no? Vigile. Ah, lui è vigile. Lui è vigile e sta conoscendo la vigilese. Succede sempre così. Abbiamo anche per poter ripartire? Ok, la doppia conferma, si è ripreso tutto a posto. Ha detto che niente, stavo scherzando, ha detto che tempo.
beh, facciamo un applauso alla signora. Aspetta, basta. Signora, se senti questo applauso è tutto per te, eh? Sta semplicemente aspettando. Bene, bene, bene. Hai visto? Poteva succedere a te, dove stai? Vieni qua. Se succederà a te, nessuno se ne accorge, che cadevi dalla dieta, scendi qui, succede qua, mi non ce ne accorgiamo. Senta bene, lo faccio per te, ti sto guardando in faccia, mamma mia. Lo stanno portando lì, sì, sì, tranquillo. Tu non rimanga a Ferragosto, secondo me, vai, fammi sapere comunque. Allora, signore, facciamoci un applauso, dove eravamo rimasti, va bene. Non è la prima volta che succede, in effetti non è la prima volta che succede quindi però noi ripartiamo in quarta. Stavo raccontando di quando arriva la crisi di matrimonio, ho visto molti che erano attenti a sapere insomma il momento, quindi ho detto quando se lei non dice più ti amo, un piccolo riassunto. Un bel giorno si alza e dice tu porti l'immondizia giù, è lì che la crisi inizia, perché le donne stavano cambiando e anche mia moglie ha notato questo, che è cambiata, è diventata ordinata. Faccio un esempio, è diventata ordinata. Io vi faccio una domanda, ditemi sì o no, è vero che ognuno nel proprio disordine trova tutto? Cioè una scrivania, immaginate una scrivania, io vengo sulla tua scrivania, voglio un biglietto da visita, voglio una fattura, io non so dove mettere le mani, ma tu nel tuo disordine magari sai dove mettere le mani. In cucina, che è atmosfera, mamma mia. Ehi, profi. Sì, no, mia, profi, è una barella matrimoniale, ti metto a fianco a te. Se stava là, ma perché la moneta sta là? E da dove fa il giro? Ma passa sopra qualcun altro, schiaccia. Vieni a me. E chi se la ascolta stasera? Allora, ringrazio. Ci vorrebbe, c'è una dipendente della ASL per caso? Aiutaci tu, dipendente della ASL, tu che sai dove mettere le mani. Aspetta, che muovi lei a piedi, non ti preoccupare. Boh, sempre che se n'è andata, ma qua deve arrivare, mannaggia la miseria. Sta là ancora? Ma se la gente sta qua, che suona qua la sirena, che l'altro non esce per strada. Salutiamo gli amici a casa con un applauso, fatemi sentire, questi sono i social nostri. Prendi il numero di telefono della signora, che andiamo a citofonare a casa stanotte alle 3:30, alle 4, mettiamo lo stecchino nel citofono. Così, Allora, a posto. Allora, stavo dicendo, mia moglie è diventata ordinata, ognuno è proprio disordine, trova tutto, per far capire le donne come cambiano. In cucina c'era un po' di disordine, per esempio, come in tutte le cucine, io sapevo però dove stava il cucchiaino, dove stava la forchetta, dove stava il coltello. Vado in cucina, il caffè è sparito. Dice, il caffè che fine ha fatto? Basta, ho messo gli scaffali. Mia moglie in cucina ha messo gli scaffali. Scaffale, primo scaffale, vedi, ho messo la lettera A. Lì ho messo tutta la roba che inizio con la A, poi l'aceto sta là, A, aceto. Più su ho messo l'altro scaffale con la lettera B, tutta la roba che inizia con la B sta là, i biscotti stanno là. Volevi il caffè? A, B, C, terza mensola con la C, caffè. Scusa, però zucchero dove va? Dalla zona di sopra, va, fammi capire. Finché arriva la Z, a casa mia non si possono utilizzare le cose nuove. Compri le cose nuove, non le utilizzare a corsi sciupro. Compriamo le scarpe, dove vai che sono nuove? Quanto cazzo me le mette le scarpe? Compriamo l'ombrello, dove vai? Ma sta piovendo, no, se non ci riesce la punta, lascia l'ombrello. E il divano? Il divano, poi la Puglia è proprio così, a Bari, per esempio, quando arriva un divano nuovo non può essere utilizzato subito, altrimenti affloscia. Forse anche a casa vostra, arrivò il divano a casa, presi il giornale finalmente, messi sul divano, rimiamoli, che fai? E sto leggendo il giornale. E proprio sul divano nuovo lo devi leggere. E perché c'abbiamo quello vecchio, uno il divano, alzati, il divano si rovina, metti il copridivano.
siamo stati 3 mesi a scegliere il divano nuovo con un colore diverso, poi è arrivato il copridivano del divano vecchio, spari il divano nuovo. Abbiamo messo il copridivano, prendo il giornale, vi metto sul divano con il copridivano, arriviamo lì, che fai? Vedi che ho messo il copridivano? No, si rovina anche quello. Stasera vengono gli amici, lo devono trovare teso, metti un lenzuolo, sembrava Vittorio a casa con il lenzuolo. Metto il lenzuolo con la paura, prendo il giornale, mi metto sul divano, arriviamo lì, che fai? Sono caduto, che cazzo, sono caduto. Mi sono alzato, sono andato al parco a leggere il giornale. Quanta gente che stava al parco a leggere il giornale. Quella è gente che ha comprato il divano e non sa dove deve leggere il giornale. Tutto al parco, stava pure Luigi a fianco a me, Luigi, pure tu hai comprato il divano, si dice, che colore è? Ci ho visto, manca l'ha visto quello il divano. E poi amici, c'è una parola d'ordine a casa mia, qualsiasi cosa io possa fare, arriva lei e non sgocciolare. L'avete mai sentita a casa vostra, non sgocciolare? Mi lavo le mani, passo da dietro, non sgocciolare, se ne va. Mangio la pesca, fatemi sentire a casa, non sgocciolare. Lavo il coltello, una posata, una forchetta, invece di ringraziarli, non sgocciolare. L'altro giorno mi sto facendo la doccia, vedi il corpo pieno di goccioline, dici, madonna, se cadete una strage qua. Vi giuro, andai piangendo da mia madre, mamma, non ce la faccio più, aiutami, tu piangevi, non ce la faccio più. Mia madre mi abbracciò, dai Uccio, non piangere, qui c'è sempre una casa aperta per te, quando vuoi puoi tornare. Poi persino mia madre a un certo punto mi guarda bene e dice, però Uccio, quando piangi? Non sgocciolare, mia madre! E dai! Le mani! Io voglio regalare, permettetemi di fare, anzi facciamo una cosa, facciamo un omaggio agli amici dell'Arma. Con questo video io nel frattempo scendo in platea perché sto per dare un premio che nessuno sa niente di questo premio, non è scritto da nessuna parte e qualcuno di voi questa sera rimarrà sconvolto. Nel frattempo ci gustiamo questi 2 minuti amici dell'Arma. Guardate un po'. A proposito, non ti sento più parlare, come si chiama, della ragazza cinese. Ma lasciato 2 mesi fa. No. No, non ricordo. Sono uscito amore a testa alta. Amore mio, c'è testa alta, lasciate, basta. Però mi ha lasciato perché, anzi, mi ritenevi troppo intelligente. Mi stucci troppo intelligente. Chiaro, chiaro. Tu per lei troppo intelligente. Me l'ha detto, me lo diceva, mentre facciamo l'amore, me lo diceva. Troppo colto! Ho studiato, per forza. Lo dico, a lei volte studiare non serve. Mi ci spogliavamo. Troppo colto, troppo la cultura. Muoviti. Ho finito. Amore, che ne dici di questo maglione? È buono, è buono. Non è che mi fa ingrassare. Dimmi che te lo devi mangiare. Ehi, Giuseppe! Ciao, papà! Stai studiando? Sì. Papà! Sì. Dove sono le piramidi? Che ne so? Quella è tua madre che mette a posto le cose. Via! Dove hai messo le piramidi a Giuseppe? In casa spariscono pure le piramidi, guarda! Mi dimentico, veramente, non è possibile. Via! Perché raffi da poco, guarda. A certi colleghi devi star a spiegare tutto. Io guardo, sono sempre stato dell'avviso, credimi, esistono 2 categorie di carabinieri, secondo me. Cioè? Ci sono i carabinieri, voglio dire, quelli come... Vabbè, intelligenti, dai. Non lo volevo dire, ma... quelli intelligenti. E poi, diciamo la verità, ci sono anche quelli proprio... Bussato. Facciamo un applauso agli amici dell'Arma, le mani! Le mani, le mani, le mani, le mani, andale! Allora adesso devo dare un premio a uno dei presenti, è la prima volta che ci vediamo dal vivo o no? Sì. Da dove vieni, Dan? Francaville. Francaville, un applauso a lui, non so chi sia, casualmente facciamo un sorteggio, il numero più alto vince. No, non lo posso dire, sennò qua vengono tutti. Un applauso a te, vieni qua. Applauso per lui, applauso per lui. Ovviamente
Facciamo questo sorteggio. Un altro baciato della fortuna potresti essere tu. Da dove vieni, da? Alessandria. Alessandria! Alessandria della Calabria, Alessandro in Piemonte. Mamma mia, che cosa bella! Facciamo un applauso a lui, siamo ospitali noi! Vieni qua, vieni qua. Allora, uno, due, due, e vediamo il numero perfetto, il numero tre. Il numero tre è il numero perfetto. E allora fatemi scegliere un attimino. Buonasera, buonasera, tu da dove vieni? Hai detto da? Chiaromonte. Da Chiaromonte. Ma questa è la zona di Chiaromonte. Facciamo un applauso anche a lui, vieni, dai, eccolo, applausi! Le mani! Non ci sono sta questa voglia di emozioni. Sono sogni preoccupati, ma lo sono sempre stati. Se non sento le mani! Ma ormai sono passati. Tina, per esempio, ho incontrato un conoscente che mi ha detto: caro Gianni, cogli l'attimo fuggente. Un attimo non passa e non sai di dove è andato. Chi ha avuto, ha avuto, ha avuto. Chi ha dato, ha dato, ha dato. Facciamo un pezzo di... Seguitemi, seguitemi ragazzi, seguitemi. Permesso, 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 permesso. Attenzione, adesso stiamo per fare una cosa indescrivibile. Aiutatemi voi, perché qualcuno di loro sarà baciato dalla fortuna. E non è facile adesso, eh? Seguitemi ragazzi, seguitemi, seguitemi. Allora, attenzione alla scala, sono qui alle spalle. Attenzione, attenzione. Allora, non a me, ma a loro. Attenzione, appena li vedete, come se entrassero tre divi dello spettacolo. Signori, eccoli! Sono giorni complicati, ma lo sono sempre stati. Sei come quelli rimpiangi quando ormai sono passati. Che bello! Stamattina, per esempio. Allora, allora io metto qua, due a sinistra e una a destra. Mettiti, mettiti qua, tu da qua. Beh, veloce ragazzi, alzi, alzi. Ah, e tu? Oh. Vieni qua, vieni qua. Allora, nome? Giuseppe. Giuseppe, da dove vieni Giuseppe? Francavilla. Da Francavilla, che fai nella vita a Francavilla? Meccanico. Meccanico, si lavora? Sì. Tu invece che da dove vieni? Alessandria. Che fai da Alessandria? Niente. È già qualcosa. Togli, che cazzo sta qua? Cosa c'è attorno? Oh, lascia qua, roba di soldi, stanza, sta. Allora, sta qua, non la tocca nessuno. Ad Alessandria che fai? Come mai sei da Alessandria? Perché sei a Senise stasera? Perché... Manco lui sa che cazzo, perché sta qua. Oh, si sta rendendo conto. Perché stai qua? Sono nato a Noepoli e sono venuto in vacanza. Ah, non è perché quanti chilometri di strada qua? Ma saranno 15 chilometri. Bellissima, quella che sta sulla montagnetta là, che sembra proprio... quindi, perché ad Alessandria ti sei trasferito? Perché mi ci hanno mandato, negli anni 70 nessuno voleva fare il carabiniere, il poliziotto. E che fai tu? Che facevi? Ho fatto 30 anni di carcere senza aver fatto niente. No, che cosa hai fatto? Che poliziotto o carabiniere? Sì, penitenziario. Polizia penitenziaria? Ma mi affascina questa cosa, eh? Prima era agente di custodia. Agenzia. Ma è vero, dove stavi anche nel carcere dentro? Sì, sì. Ma come sono le celle? Le raccontiamo un po'. L'albergo, tipo... Dai, di come sono? No, è tosta, eh? No, no, una schifezza, però. Ne hai viste di cotte e di crude? Sì, sì, ho attraversato tutto un bellissimo periodo, terrorismo. Sono contento di essere ritornato al mio paesello, ho portato a casa la bella, dice, perché poi tu stai nel carcere a lavorare, non è che poi tornavi a casa, la tua moglie in un altro carcere, che da una parte uscita dall'altra entrare, è un casino veramente. Mettiamoci più la luce, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Alziamo un po' quelle là, quelle palle, così ampliamo qui, lo vedo un po', Dove sono palle, dove sono palle? Ah, vedi, 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 Allora, senti, tu invece da dove vieni? A Chiaromonte. Chiaromonte? Scusa. Che fai nella vita a Chiaromonte? Pensionato. Pensionato, che facevi? Impiegato regionale. Tu? Cioè è stato un trauma quando dal lavoro è passato alla pensione. Cioè niente faceva e niente doveva fare. Impiegato regionale dove? A Senise. A quale regione? Basilicata. Potenza. La regione Basilicata. E qual era il tuo ruolo?
T'ho messo in difficoltà, eh? Sta pensando che... L'acqua che i contadini che dovevano irrigare i campi. L'acqua io. Davi l'acqua alla regione, andare con l'acqua, sì. Legato regionale, per me. E dei contorsi dei bonifici. Vigilè, puoi chiamare qualcuno con le manette per questo distanza. Come sta quella signora? Domani le sei funerali, va bene, grazie. Si sta riprendendo. Allora, senti, quindi tu alla regione funzionario e davi l'acqua ai contadini? Che? Impiegato regionale. E cioè? Noi dammo l'acqua ai contadini che dovevano irrigare. Senti l'acqua ai contadini, cioè stendevi il tubo, che cazzo va a dire? Allora, passo tu e tu, arrivo io, sono impiegato regionale, oh, accuso tu. Pazzesca sta cosa. Eravamo impiegati regionali. E l'abbiamo capito. Manco tu sapevi che cazzo facci, è un altro discorso. Però dammo l'acqua ai contadini quando dovevano irrigare. Ebbene, non è che è differente da quel che hai detto prima, cioè. Questo era il ruolo di fare. È proprio un documento, proprio come ruolo, che quando ti hanno assunto, che devo fare? Devi portare l'acqua ai contadini che devono irrigare. C'erano impianti, parecchie impianti a Senise. Ognuno c'era l'impianto suo. E c'erano tanti impiegati che portavano l'acqua ai contadini che dovevano regare. C'erano le vasche e c'erano i sereggereschi, prima dammo l'acqua ai contadini. E basta, apri, davi l'acqua e tornavi a casa. Torniamo a casa. Poi magari tuo figlio dice, papà mi passi l'acqua, e che cazzo, l'ho lavorato fino a mo'? Andiamo a casa. 8 ore di acqua, se pioveva non vale la pena andare. Non facevamo niente. E mo' in pensione. È in pensione. Però un po' di abitudine, ogni tanto la porti l'acqua a qualcheduno così. Ah, adesso non più. Ma c'è sempre questo lavoro? Sì, sì. E chi lo fa? Gli altri. No, io domani mattina devo andare a vedere che cazzo fa questo. Ma sul documento di assunzione, sulla busta paga, che stava scritto? Impiegato regionale. Ma il foglio era un po' umido, cioè si capiva bene chi ha portato l'acqua, cioè un po' bagnato, qualche goccia stava, no? Ma no, quello era il ruolo, noi dovevamo aprire la mattina e poi quando era finito il turno di sera chiudiamo di nuovo i sereggereschi e ce ne andiamo a casa. Cazzo, una sorta di responsabilità, eh? Cioè la mattina ti alzano quei problemi, ma è che non si apre sto cazzo di rubinetto. Mannaggia, ma che appartiene sta la famiglia di questo qua? Un assistente sociale sta. Ma questo è un servizio che si faceva sempre, anche a Natale. Sempre, sempre. Quindi facciate i turni. Sì. No, dalla mattina alla sera. Eh sì, la mattina aprivi e la sera chiudevi. Dalle 7 alle 8. Dalle 7 alle 4 della sera. Alle 4 del 16. Sì. Che ora ci si chiudeva? E alle 4. E se uno alle 18 ci danno un po' d'acqua e domani? La mattina dopo. E si irrigava? Si irrigava, sì. Che bello. Tu lo sapevi questa web? Oh no, non sconosco proprio. Aprire e chiudere i rubinetti. E tu ti metti Alessandro, che cazzo puoi fare? Vabbè. Tu lo sapevi che esisteva questo, sì? Sì, sì. Sì, lo so. Irrigavano d'inverno, boh. Scusa, d'inverno che cazzo è? Acqua che ci aveva dei bisogni per i... Bidè, qualche cosa, c'è sempre bisogno dell'acqua. Bene, gli animali per qualche cosa. L'acqua arrivava sempre, nelle masserie. Sì, sì. Quante aperture stanno qua? Erano 9 impianti. Quindi 9 impiegati. Bene, 9 impianti. 9 impiegati? E di più. Cazzo, che turni. Ma da quando aprivi, no? Poi dovevi chiudere le 6, tu eri libero durante la giornata. Ero pure aperta l'acqua, poi se succedeva qualcosa noi ci chiamavano a chiudere a fare se la vuoi. Quella è apertura e chiusura. Però un po' di libertà ce l'avevi. Sì, voglia. Eri più libero quando lavoravi tu, secondo me, che non stai in pensione.
Ma mo che stai in pensione, ogni tanto vai a vedere i colleghi che aprono, non te ne frega più. No, no, non ci credo. È mai successa qualcosa di... qualche problema è successo? Tipo? Io sono ben venuto, mi dovevo andare a chiudere, forse. Ma sempre finito. Che cazzo, me l'ho aggiustato, mo? Io cosa posso fare a chiudere? Se no si allagavano tutti i campi. Tu chiudi? Sì. Poi aggiustavano? Poi aggiustavamo la mattina dopo e poi si apriva di nuovo. È bello però questo. Non mi ricordo tu che facevi? La... Ah, guarda giù là, che è bello. Polizia penitenziaria. Polizia penitenziaria. A te invece un aneddoto, una cosa, perché lui ha raccontato una cosa che è successa in tutta la tua carriera di lavoro, che hai portato, uno che è scappato, l'avete inseguito, che è successo? È successo che i primi anni, no, quando c'era l'ergastolo, abbiamo scarcerato un pastore sardo. Ciao, ciao, Melone si chiamava, me lo ricordo, ma vera questa storia. È andato via, era 30, è andato 18-19 anni e quindi ne aveva una cinquantina così. E dopo un po' sentiamo suonare il campanello, ma dove vado? Perché... dopo 50 anni? No, era spaventato, veramente spaventato. Cioè, è tornato veramente indietro? Ha suonato anche io, sono stato sempre qua. Che tenerezza, eh? A te ti vedrò là però, eh? Un paio di anni, che cazzo, dai, dai. No, voglio apri e chiudi, apri e chiudi. Dai, vuoi andare insieme tutti e due, eh? Alla fine voglio sul balcone, voglio farmi un giro su quel balcone. Quindi io ti guardo sempre. Sì, sì, va bene, va bene. Bene, questa cosa. Ma scusa, l'ergastolo, un tema interessante. Io sapevo, uno entra e non esce più, esce proprio... morto, diciamo, ma l'ergastolo non è così alla fine, sono 30 anni l'ergastolo, o sbaglio? Ti comporti bene e ne fai di meno pure. Ma l'ergastolo, se l'ergastolo, l'ergastolo, no, boh. No, adesso non esiste quasi. Cioè, c'è qualcuno per aver la pena che entri e non esci più fino a quando muori? Qual è? Non esiste. No, ma hai due o tre ergastoli, quattro, ci cioè sono quelli che... Ah, si sommano. Sommano e quindi... Non esci più. Esci più. Altrimenti l'ergastolo, la parola ergastolo significa? 30 anni. 30 anni. Va bene, va bene. E in che carcere hai lavorato tu? Alessandria, poi Alba, San Vitor, Milano. Tutti un po', tutti qua. Regina Celi? Lì ho fatto gli esami per sottufficiale e noi, siccome i soldi non ce n'erano, ci hanno ospitato in una cella. Mattino ci siamo. Ci siamo svegliati con uno di Chiaromonte. Veramente, ci siamo affacciati. Oh, da dove vieni tu? Da Chiaromonte. Sto cazzo di Chiaromonte. Tu già sapevi dello spettacolo di stasera che. No, no, è vero. Adesso quando si va a fare gli esami, l'albergo, se ti pagano la... Invece stavi là, nel carcere, va bene, va bene, va bene. Invece tu, nella tua carriera è successo qualche cosa di strano, no? Ma sì, capita sempre. Tipo? Tanto, non tipo. Sul lavoro può capitare di tutto. A me lo sta a dire, sì, sì, sì. Anche che uno svine là, che cazzo di... Allora io voglio dare un premio a uno dei tre, ragazzi, siete simpatici dei tre, non vi conoscevate e questo è il bello di questi momenti in cui uno interagisce con l'altro, eh? Voi immaginate che voi non vi conoscevate, stamattina se vi incontravate neanche vi salutavate, invece adesso domani magari vi incontrate domani, ciao, ti ricordi la figura di merda che mi ha fatto tre, cioè... Da cosa nasce? Qualche volta? No, l'ho visto qualche volta. E lui andava a aprire e chiudere, forse l'hai comprato di fare il trasferimento di apertura e di chiusura. Allora, gentilmente, avvicinate quelle due sedie che stanno là. Questo borsello lo appoggiamo qui, Attenzione, perché qua c'è il cellulare, i soldi, sta qui, non lo tocca nessuno. Allora, gentilmente, quella sedia là, dai, 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 vieni qua, fai finta che stai lavorando, allora vieni qua. E noi prendiamo queste due sedie, avviciniamoci queste due sedie. No, avvicina, oh, che cazzo? No, vabbè, ha chiuso e si fa sedere, ha aperto e si... Aspetta, no, le devo sistemare in maniera che nessuno debba impallare. Aspetta, non vi siedete, alzati, oh! Allora, una qua e l'altra
e l'altra qua. Vediamo un po' se stanno messe bene. Perfetto, perfetto, perfetto. Prego, accomodati qui. Al centro si va a mettere l'amico di Alessandria. E tu ti metti qua. Aspetta, 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 un po' più avanti, così mi vedi meglio. Siediti. Perché io sarò qui, guarda. Molto semplice quello che andiamo a fare, molto conosciuto, vedi? Voilà! Tu mi vedi? Mi vedi? Mi vedi? Loro faranno il contrario di quello che faccio io, amici, e voi siete la giuria. Il contrario significa che io sto in piedi, se mi siedo, tu... la voce. Non ho capito. Se io mi siedo, tu... aspetta, dillo a voce. Se io mi siedo, tu... in piedi. Si dice, mi alzo. Se io mi siedo, io mi alzo. Se io mi alzo, io mi siedo. Facciamo un riassunto. Quando mi siedo, mi alzo. Se ti alzavi stamattina era meglio. Pure. Quando mi alzo, io mi siedo. Oh, è difficile. Non è difficile, oh, è facile. Non è che, cioè, piegate la regione, che cazzo, non è che si improvviso. Non è che la dobbiamo spiegare, cioè l'abbiamo spiegato le regole, infatti i risultati già si vedono che... Beh, io sto seduto in piedi, oh! In piedi! In piedi, ehi! Oh, Joey, ti vuoi alzare o no? In piedi, io sto seduto! Hai capito? Guardami! Sempre il contrario, cioè, non è che abbiamo spiegato le regole, sono semplici, però... Ma... io sto in piedi e tu non mi siedi. E magari. Ma che cazzo, ma è... andate ad aggiustare la macchina da lui che al volo capisce il danno. Allora, a parte scherzo, quando mi siedo, perché stai mezz'ora per alzarti? Che ci sia qualche contro, diciamo, indicazione. No, è un gioco per vedere chi è più veloce. Attenzione, io mi siedo. Oh, quello è tutto. Quando mi alzo, uno solo vince. Più ma l'abbiamo spiegato le regole, quelle sono manco un cazzo. In piedi, e che si salvasse almeno uno. Perché ti siedi? Ah, tu dici, è aperto, mo chiudo. In piedi! Non ti abbia scafatato, in piedi! Io sto seduto! Sto seduto! Piedi, piedi! Quando mi alzo! Allora, qua. Quando io mi alzo, io mi siede. Io mi alzo, io mi siede. No, allora le regole sono chiare. Se io mi alzo, tu mi siete.